È finalmente ricominciata l'MLB 2020, domenica si è conclusa la Opening Week e dunque approfondiamo quelle che sono state le notizie e le partite disputate nei primi 3 giorni di stagione regolare con il primo degli approfondimenti dedicati al baseball americano sul mio canale che finalmente ritorna dopo mesi di stop. Prima però di addentrarci nel merito della questione dell'approfondimento sul baseball, rimaniamo sempre in tema, ma per un mio ricordo personale vorrei dedicare questo video ad Antonio, il mio compagno di squadra di Slow Pitch, che è venuto a mancare nella giornata di venerdì 24 luglio a causa un tumore ai polmoni. Weo, così lo chiamavamo nella nostra squadra. Era il prima base titolare della nostra formazione e purtroppo è venuto a mancare appunto il 24 di luglio. Io personalmente voglio dedicare questo video a lui e mando ulteriormente un saluto ai suoi familiari e a tutti i suoi cari, nonché appunto a tutti quelli che lo conoscevano nel mondo del baseball barra softball e non. Detto questo, andiamo ad addentrarci nel baseball giocato con la classifica delle prime 3 partite stagionali per quanto riguarda le divisioni. Approfondiremo anche le partite che sono state trasmesse su Sky, altra novità non solo della programmazione di Sky, ma anche dei miei approfondimenti sul baseball, nonché concluderemo la nostra carrellata di concetti sul mondo del baseball con i nuovi playoff, altra grande novità della stagione MLB 2020. C'è già subito un fatto clamoroso, lo vedremo nello scorrere le classifiche di ogni divisione. Nessuna delle 30 squadre di MLB ha chiuso una serie a zero. Non c'è stato nessuno sweep, come appunto si dice in gergo, ma ogni squadra ha avuto modo di vincere almeno una partita delle tre che si sono disputate. E come al solito partiamo dalla American League East, la division che vede protagoniste Baltimore, New York Yankees, Tampa Bay, Boston e Toronto, rispettivamente in quest'ordine. Ci sono 3 squadre a pari merito nelle prime posizioni, con gli Orioles incredibilmente che sono partiti bene con 2 vinte e una persa. Baltimore è una squadra che palesemente tankerà ed è predictata nelle ultime posizioni delle classifiche. I New York Yankees sono al secondo posto e Tampa Bay sono ovviamente dietro con lo stesso record, 2 vinte e una persa. Boston e Toronto invece hanno il record speculare, 1 vinta e 2 perse. Tegola per Boston perché ha perso 2 partite contro Baltimore, che di base sarebbe una squadra più debole. In ogni caso, ci sono già degli spunti interessanti per quanto riguarda la division, in particolare la partita che Sky ha trasmesso, la formazione. L'emittente italiana ha riacquistato i diritti per i prossimi 2 anni e l'opening day di Sky è stata proprio la partita disputata tra i New York Yankees e i campioni in carica dei Washington Nationals. E subito abbiamo assistito a questo risultato, ovvero la vittoria degli Yankees per 4-1, una partita che è stata sospesa in realtà per pioggia dopo la metà della partita, quindi nella parte bassa del quinto inning. C'erano tutte le premesse per una grandissima partita, visto che sul monte di lancio le due formazioni schieravano i due lanciatori, diciamo, predittati per partire nell'opening game. Gerrit Cole, per quanto riguarda gli Yankees, che è uno dei nuovi acquisti, dei nuovi arrivati da Houston, con un contratto faraonico di 245 milioni di dollari, scusatemi, per 9 anni. E dall'altra parte c'era Max Scherzer, uno dei lanciatori più dominanti e forti di questa lega. Il confronto sul monte di lancio l'ha vinto Gerrit Cole, nonostante Max Scherzer sia andato ancora una volta sulla doppia cifra di strikeout. Gli Yankees, diciamo, hanno dovuto affidarsi nuovamente alla via aerea, in particolare mettendo subito la testa avanti nel primo inning con il primo fuoricampo della stagione da parte di Giancarlo Stanton. Washington in realtà ha provato subito a rientrare in partita con un altro fuoricampo di Adam Eaton, gran giocatore soprattutto dal punto di vista difensivo all'esterno destro, ex Chicago White Sox, dopodiché, grazie ai giochi di squadra senza la via aerea, gli Yankees hanno messo sul tabellone altri 2 punti prima che il diluvio universale di fatto scendesse sul National Park di Washington per definitivamente sospendere la prima partita che aveva dunque inaugurato la stagione 2020. Una vittoria che dunque ha visto gli Yankees andare avanti nella serie. Poi, come abbiamo visto dai risultati, la serie si è conclusa sul 2-1, nel senso che appunto delle 3 partite
dove le ha vinte la formazione newyorkese. La stessa situazione della American League East la troviamo nella American League Central, con Cleveland e Minnesota che sono partite bene, anche queste con due vinte e una persa. La sorpresa è appunto Detroit Tigers, che appunto anche loro sono una squadra che sono state predittate nel fondo della classifica per quanto riguarda il record complessivo, e sono partiti bene con due vinte e una persa. Invece per quanto riguarda la American League West non sembrano già esserci clamorose novità, perché sia Houston che Oakland sono partite bene con due vinte e una persa. Le altre tre formazioni, ovvero Los Angeles Angels, Seattle e Texas, sono con record speculare una vinta e due perse. Houston e Oakland sembrano le due squadre accreditate per arrivare ai playoff, soprattutto con il nuovo format. Houston lo era già col format vecchio, Oakland ovviamente in questo momento ha più chance, ma lo vedremo meglio al fine del video con la spiegazione del nuovo format dei playoff. A proposito di Houston, c'è una notizia veramente molto recente che risale alla giornata di ieri, ovvero questo signore qui che vedremo, Justin Verlander, uno dei grandi lanciatori della formazione di Houston, ha dovuto abbandonare la partita scorsa per un infortunio al gomito destro, e non si sa quanto possa recuperare, e di conseguenza c'è il timore che Justin Verlander, che è veramente un signor lanciatore, uno dei più belli da vedere e anche forti della Lega, debba abbandonare addirittura la stagione. Non ci sono tempi di recupero definiti, il timore che possa saltare la stagione, visto che comunque parliamo di 60 partite più playoff, c'è. Staremo a vedere cosa farà la dirigenza di Houston e se dovrà appunto mettere Verlander in lista infortuni e sostituirlo con qualcun altro lanciatore. Già Houston ha vissuto dei momenti molto particolari, causa appunto il caso dei segnali rubati, per cui è stata coinvolta anche Boston. Hanno licenziato l'allenatore, hanno licenziato il general manager, tant'è vero che non c'è più AJ Hinch a Houston, ma c'è lo storico allenatore Dusty Baker. Insomma, era un ambiente dove bisognava avere delle certezze. Justin Verlander era una di quelle certezze. Con questo infortunio è già una defezione molto importante. Vedremo come si comporterà Houston nei mesi a seguire. Proseguiamo il nostro approfondimento passando all'altra lega, la National League, che anche questa, visto il nuovo protocollo Covid, ha cambiato il regolamento, introducendo anche in questo caso il battitore designato, che è una peculiarità della American League. Presente anche in National League il battitore designato, e infatti molte squadre hanno adattato o i catcher di riserva a questo ruolo, oppure sono andati sul mercato a prelevare giocatori funzionali a questo sistema di gioco. In National League East, due squadre che sono partite con record positivo sono Atlanta e la sorprendente Miami, che anche questa è una squadra che dovrebbe tankare senza particolari problemi. Record negativo per New York Mets, Philadelphia e Washington. Occhio particolare ai miei New York Mets, che hanno avuto la serie contro gli Atlanta Braves, persa malissimo la seconda e la terza partita, per due motivi diversi. La prima partita è stata persa per di fatto un errore del bullpen che ha buttato via una salvezza all'ultimo inning. La terza partita non c'è stata storia, Atlanta ha vinto 14-1. Discorso diverso invece per gara 1, che New York ha vinto 1-0 grazie soprattutto a una prova sontuosa di Jacob deGrom e il fuoricampo a decidere la partita. National League Central, quella che dovrebbe essere la division più equilibrata di tutta la Lega insieme a questa National League East, i Chicago Cubs e St. Louis Cardinals sono partiti bene con due vinte e una persa. Cincinnati, Milwaukee e Pittsburgh sono invece con record speculare una vinta e due perse. Chicago Cubs e Milwaukee sono state protagoniste anche loro su Sky per la seconda partita trasmessa dall'emittente italiana, e qui andiamo a vedere la partita nel dettaglio. In quel caso Sky ha trasmesso la partita vinta dai Milwaukee Brewers per 8-3, una partita che ha visto il ritorno importante in cattedra di questo signore qui, ovvero Christian Yelich, l'MVP della scorsa stagione, uno dei migliori battitori di questa lega. Il ragazzo di Thousand Oaks, California, si è sbloccato dopo un 0-4 nella prima partita. Nella seconda partita ha pensato bene di fare la prima partita della stagione con un super fuoricampo per mettere i Milwaukee Brewers avanti sul tabellone rispetto ai Chicago Cubs, che avevano vinto la prima partita per 3-0. Tra l'altro anche Christian Yelich è stato protagonista di una grande sessione contrattuale, anche lui di 9 anni. In questo caso il suo monte stipendi ammonterà a 215 milioni di dollari. Tornando invece alla partita, è stata una partita in realtà più combattuta rispetto
al punteggio finale, nel senso che appunto fino al quinto inning, quindi a metà partita, i Cubs erano a contatto con i Milwaukee Brewers per 4-3, soprattutto grazie a Kyle Schwarber, che ha sparato un grande fuoricampo, l'esterno sinistro della formazione di Chicago, che anche questa ha cambiato allenatore. Non c'è più Joe Maddon, andato ai Los Angeles Angels, ma c'è David Ross. Nel sesto e settimo inning invece, con appunto i fuoricampo soprattutto di Yelich, citato in precedenza al sesto inning, Milwaukee mette di fatto la parola fine alla partita con 8 punti totali contro 3, 11 wide contro 6, segno che questa partita la formazione di Craig Council l'ha dominata. Il lanciatore vincente è stato Brent Suter, che è un lanciatore di rilievo salito dopo la prestazione del partente Burns, che era di fatto un semi esordiente. È stato praticamente un bullpen game, ogni inning i vari manager hanno cambiato tantissimi lanciatori. Il perdente per i Chicago Cubs è Yu Darvish, il giapponese che ha esordito male in questa stagione. Andiamo avanti con il nostro approfondimento andando nella National League West, dove Los Angeles Dodgers e San Francisco hanno giocato una partita in più, però per il record Colorado e San Diego sono primi a pari merito con 2 vinte e una persa. Appunto Dodgers e Giants, che hanno fatto la partita inaugurale della serie, la serie inaugurale. Dodgers e Giants si sono sfidati in una serie di 4 partite, si sono divisi la posta in palio, 2 vittorie a testa. Arizona chiude con una vinta e 2 perse. Dei Los Angeles Dodgers c'è da parlare tanto, non per quanto riguarda la prestazione, ma per quanto riguarda 2 giocatori in particolare. Il primo è questo signore qui, Mookie Betts, che è arrivato questa off-season da Boston appunto ai Los Angeles Dodgers, e subito ha firmato un'estensione di contratto di altri 12 anni fino all'età di 41 anni. Mookie Betts diventerà dunque il giocatore di baseball più pagato nella storia dell'era moderna, con 365 milioni di dollari complessivi fino appunto al 2032. Quindi attenzione a questo ragazzo col numero 50 di Nashville, Tennessee, che potrà e dovrà essere tenuto d'occhio per quanto riguarda le prestazioni di questi Los Angeles Dodgers, che vengono da 2 World Series perse, da un'eliminazione brutta ai playoff lo scorso anno e hanno vinto l'ultimo titolo alla fine anni 80. E quindi i Dodgers investono su Mookie Betts per provare a vincere quel titolo che tanto manca. Ci sarebbero anche altri giocatori su cui investire, vedi per esempio Clayton Kershaw. Peccato che Clayton Kershaw non ha potuto lanciare nell'opening game, e allora è stato sostituito da un altro giocatore interessante, ovvero Dustin May, classe 1997 di Justin, Texas, all'esordio in questa stagione al opening day. Dustin May ha lanciato 4 inning e un terzo con una media PGL di 2,08 punti concessi, insomma una partenza interessante per quello che doveva sostituire uno dei lanciatori più forti e belli da vedere di questa lega, ovvero Clayton Kershaw. E dunque attenzione a Dustin May, che può essere uno utility pitcher, se possiamo usare questo termine, per i Los Angeles Dodgers. Questo è l'approfondimento per quanto riguarda i giocatori. Approfondiamo però una cosa molto importante, ovvero i playoff, perché noi eravamo abituati a vedere 10 squadre ai playoff, ma adesso col format che vi andrò a spiegare tutte le formazioni hanno di fatto chance di andare ai playoff, o quantomeno una buona metà, ampliando in questo modo. Intanto questo che vedete è Rob Manfred, il commissioner dell'MLB, che appunto durante l'opening day tra Washington e New York Yankees ha annunciato il nuovo format dei playoff, e lo andiamo a vedere nel dettaglio. Intanto le squadre che andranno a qualificarsi alla postseason saranno 16 e non 10. Questo, vi dicevo, aumenta tantissimo le possibilità di molte altre squadre che in condizioni normali erano fuori dalla stagione regolare. Ci sarà il seed composto da questi posti assegnati. I primi 3 posti saranno assegnati alle vincitrici di ogni division, quindi dal numero 1 al numero 3. I secondi posti saranno assegnati alle 3 squadre piazzate al secondo posto di ogni division, quindi dal seed numero 4 al seed numero 6. Il seed numero 7 e il numero 8 invece saranno assegnate di fatto alle migliori terze squadre con il record appunto positivo o migliore in base all'andamento della conference. Tutto questo
per creare un tabellone a 16 squadre, un po' come avviene in NHL, un po' come avviene in NBA, si avrà poi l'accoppiamento stile tabellone tennistico, quindi prima contro ottava, seconda contro settima, terza contro sesta e quarta contro quinta. Il format dei playoff cambia per il primo turno, perché appunto non ci sarà più la partita della morte, il wild card game, per decretare la squadra che accederà al tabellone principale, ma ci sarà da quest'anno, o meglio solo per quest'anno, sempre che non ci siano altre novità in futuro, la Wild Card Series, ovvero una serie di partite al meglio delle tre, quindi con due vittorie si passa il turno in casa della squadra meglio piazzata. Dopodiché tutte le altre serie saranno nel format tradizionale, quindi Division Series al meglio delle 5 partite, Championship Series al meglio delle 7 e ovviamente World Series al meglio delle 7. Per quanto riguarda la Division Series, ci sarà ovviamente il tabellone già predefinito, quindi con la vincitrice della scontro 1-8 che affronterà il vincitore dello scontro 4-5. Stessa cosa per il vincitore del seed 2-7 che vincerà, che dovrà affrontare il vincitore del seed 3-6. Insomma, è una serie di playoff veramente potenzialmente interessante per tantissime squadre che potevano ambire a posti playoff, ma per via di un format ristretto non potevano accedervi. Questa dà tanta speranza a quelle division veramente equilibrate da portare tante squadre appunto nella postseason. Penso per esempio alle due della National League, la Central e la East, ma anche dare possibilità a quelle squadre che in condizioni normali non avevano chance di arrivare ai playoff per arrivare alla postseason. Mi viene per esempio in mente la American League West oppure la stessa American League Central, insomma divisioni obiettivamente meno competitive. Fatemi sapere dunque che cosa ne pensate di questa inizio di stagione di regular season dell'MLB 2020, anche del format dei playoff a 16 squadre, che io personalmente approvo. L'approfondimento con il baseball tornerà, spero, tra un paio di settimane, o comunque alla peggio parleremo mensilmente, con video un po' più lunghi rispetto al solito, del baseball americano. In quel caso spero di avere vostre opinioni a riguardo. Il saluto da parte di Matthew Torgert, ci vediamo presto a un prossimo video. Parleremo per quanto riguarda il fine settimana di Formula 1 e di Superbike, che riprenderanno nel fine settimana, il 2 agosto Formula 1 Silverstone e in Spagna invece per quanto riguarda la Superbike. E dunque a fine settimana, e intanto vi lascio con il video del baseball MLB.